Alba Chiara, racconto di una generazione, è presentato da W910 Walkman Phone, da Sony Ericsson. Vi direi benvenuti su set, ma non c'è un set, quindi trovatevi qualcosa da fare. Sai che sono un po' triste? Il film si è fermato, siamo un po' tutti giù di tono, c'è un po', diciamo, di amarezza per quello che è successo, speriamo che riprenda, le cose non sono andate come ci aspettavamo e adesso siamo tutti in balia, in attesa, diciamo, che questo progetto possa ripartire alla grande. Ci voleva un po' di pausa, perché uno si riposa anche. Era tutto molto frenetico, tutto molto impegnativo, perché vivevo sul set e tornavo a casa tardi la sera e non avevo tempo per far nulla. Le cose più normali, che ne so, da andare a fare la spesa, la cura di me stessa, che anche quella ci sta, ci vuole. E non avevo molto tempo per me. Quindi sono molto contenta del fatto che ci siamo un attimo fermati. È un'ottima occasione per riprendere un po' il fiato. Infatti, insomma, adesso sono un po' più rilassata, non ho le occhiaie, insomma, sono contenta. Del cinema è piena di film che si sono interrotti a metà, non sono mai finiti o sono finiti non sono mai usciti, quindi alla fine va così. Per noi che ci lavoriamo tocca correre, il bello è quello. Comunque dai, si salta di un lavoro all'altro. Adesso settimana prossima parto, vado al Polo Nord, che è divertente, insomma, un viaggio molto improbabile, andiamo a finire un film, un bel film documentario, quindi non lo so. In questo film sono assistente di produzione e questa esperienza mi ha dato tantissimo, mi ha dato tanto, infatti per me questo è un momento veramente brutto, brutto perché il pensiero che un progetto alla quale hai tenuto tanto, ci hai creduto, tante speranze riposte in un progetto che alla fine se dovesse finire così, che quindi non avere una fine, andare al cinema, questa sarebbe una grande delusione. Sono stata molto fortunata, devo dire che comunque sono stata nella vita sempre fortunata e penso che sia anche bello apprezzare queste cose, perché comunque io mi sono laureata a 25 anni e il mio obiettivo era appunto fare produzione o televisiva o cinematografica. Io inizialmente, allora io sinceramente volevo fare l'attrice di teatro quando ero più piccola ed infatti possiamo dire che è un po' una passione stroncata, ma non ho più coltivato semplicemente per un motivo, perché crescendo io mi sono resa conto che comunque la mia mente fosse più imprenditoriale, cioè io comunque una mente più portata al business. Quindi per questo poi, diciamo, ho accantonato l'idea di fare attrice di teatro. Forse le conoscenze migliori e potremmo dire anche gli affari o quello che potrebbero essere poi i lavori migliori vengono proprio fatti e nascono in situazioni che meno te l'aspetti. L'incipit al cinema, alla produzione cinematografica è nata da una festa. Non sono tanto diverse le cose da quello che facciamo noi e quello che si fa adesso, è diverso però proprio il modo di come ci si rapporta a certe esperienze. Cioè io ci pensavo davvero 10 volte prima comunque di fare qualcosa,
perché avevo sempre impresso dentro di me il valore e i principi, grazie a Dio, che mi hanno inculcato i miei genitori. Trasgredire, come farsi ad esempio una canna, cioè non è una trasgressione, è normale, perché è come se fossero dei passaggi automatici che vanno fatti. Non c'è più il valore anche della prima volta di fare l'amore per la prima volta, di perdere la virginità, che io penso che comunque all'età di 15-16 anni sono fondamentali, perché io poi penso che si arriva a bruciare talmente tanto le tappe, che una volta che bruci queste tappe ti ritrovi a 20 anni come hai fatto già tutto e non sai più cosa fare. Lost in La Mancia, e questo è Lost in Alba Chiara, Lost in Bologna, non lo so. È andata così, cioè c'è stato questo stop di qualche settimana, poi ci hanno richiamato, ci hanno invitato a vedere il promo, hanno fatto vedere, ci hanno invitato al cinema qui a Bologna, Cinema Lumière, e c'era mezza troupe più o meno, e il regista Fiero giustamente ci ha fatto vedere il trailer intanto di Alba Chiara, quindi a tutto lo sforzo per ricominciare, per riprendere, per dimostrare e dimostrarci che il film è bello e si poteva fare. Di conseguenza tutti quanti ci siamo un attimino rimessi in gioco, va bene, il film si fa, abbiamo aspettato ancora. Il film è bello, quindi tutti contenti, il film vogliamo farlo, però il tempo passa. Qui continuiamo ad attendere, ok? Quindi io lo sentirei da pochissimo, poi magari via email, piuttosto arriva l'email, l'organizzatore generale, che è una persona molto corretta, manda l'email, ci sta aggiornando più o meno su quello che è stato e su quello che sarà. E vabbè, il film dovrebbe ricominciare. Ripeto, cioè, se magari il film inizia domani, io so di essere fuori e so che molti potrebbero rientrare. Se iniziasse tra un mese, magari io ho finito l'altro lavoro e poi se non lo so, è tutto un po' così. Cioè, fin quando nessuno ci dà una data esatta, io nell'attesa cerco un altro lavoro. Volevo fare Dams all'inizio, no? Tanti anni fa, al liceo. E questa cosa qua, sì, c'è un po' un'opposizione, un attrito, cioè a casa non ero d'accordo, perché cercarono di opporsi un po' a questa idea di andare a fare l'arte e il cinema, perché sono mestieri appunto aleatori, no? Per loro, due docenti, due persone, no? Precise. Loro speravano che in questa cosa ci fosse un ordine, un equilibrio che potesse piacermi, quindi per il loro figliolo volevano una vita ordinata, precisa, un buono stipendio, una bella famiglia, moglie e bambini. A me questa cosa non mi interessava, ma non è mai interessata. E quindi trovammo questo compromesso. Io andavo a fare economia, però dopo, una volta che io l'ho fatto, poi faccio quello che voglio, cioè va così, signore, io lo faccio per voi. Mi trovavo insieme alle comparse per la scena della classe e stavo appunto con le comparse, con i ragazzi, insomma li controllavo, e questa ragazza era nuova, insomma era appena arrivata sul set e doveva truccare tutti i ragazzi, insomma metterli a posto, e a un certo punto è venuta da me e ha iniziato a spostarmi i capelli, a truccarmi, e io ho detto no, guarda che io non sono una delle ragazze del film, comunque non faccio, insomma sono qui per lavorare come te. È stato divertente. Io da febbraio del 2007 lavoro lì. Do una mano sia a fare i casting che a ricevere comunque le persone, gli attori, sto con loro, anche perché ci sono diversi momenti, insomma, dei buchi, insomma, anche sul set. Li coccolo un po', diciamoci la verità, anche Laura stava parecchio con me. Perché appunto ci sono dei momenti in cui magari si girano altre scene dove magari lei non c'è, e quindi insomma bisogna che faccia qualcosa o comunque che stia con qualcuno, e io stavo volentieri con lei. Con Laura ho avuto subito un buon rapporto, cioè ho instaurato subito una bella, insomma, un bel rapporto. Anche perché lei è una persona molto affettuosa, cioè calorosa, anche perché è napoletana, quindi riesce comunque ad attirare la tua attenzione e a farsi voler bene, cioè è impossibile non volerle bene.
carica parecchio, proprio perché insomma si parla di giovani e un po' ringiovanisco anch'io. Sono contenta comunque di vivere questa esperienza, che sicuramente mi servirà tantissimo e spero ce ne siano altre in futuro. Poteva venir meglio. Possiamo andare al parco qui sotto casa. Io adoro fare le passeggiate, soprattutto qui sotto, perché vedo dei bambini, vedo le mamme e i figli, insomma, mi piace guardare anche le persone che girano intorno. Andiamo. Mi devo organizzare per andare al Polo Nord, l'unica cosa che so è non lo so, via, onni va. Andiamo a salutare la mia amica, dove è il posto che mi ha ospitato all'inizio quando sono venuto qua a Bologna. Andiamo a trovare Cristiana, Silvana e vediamo, facciamo due chiacchiere con loro e poi si vedrà. Quando 23. Dove vai? Al Polo Nord. Capito? Come faccio a stare triste? Finiamo il film di Olmi. Infatti, no, io. Sì, sono strafelice. Siamo una troupe piccolissima, 5 persone, cioè, sulle slitte da neve. Ho sentito che faccio questo film. Documentario Terra Madre. Sì. Noi andiamo al Polo Nord e poi, se Dio vuole, andiamo anche in India. Conosco da 16-17 anni e mi sono cambiati i capelli, ecco. Non aveva i dread a 15 anni. Per il resto non è molto diverso dal liceale che era 15 anni fa. Suo papà è uno scienziato. E lui avrà preso della madre con tutto il rispetto. Vero. Suo papà mi ha messo un sacco di puntini sul registro, di impreparati, di note. Conosco bene la sua famiglia. Dobbiamo stampare il biglietto. Mi è arrivato il biglietto per email e dobbiamo andare a stamparlo. Biglietto per le Svalbard. Circolo polare artico. Longyearbyen. E quindi adesso andiamo in Interpoint, così per strada, se lo troviamo, e stampiamo questo biglietto. Vieni, ho dimenticato di farti vedere una cosa. Devi far vedere questa foto e ti racconto anche un aneddoto, guarda. Sono con delle mie amiche in Brasile. Due di queste ragazze che sono qui sono le mie amiche più care in assoluto. Cioè, le persone con le quali da quando sono a Bologna, ormai sono 8-9 anni, vivo con loro. Cioè, nel senso, qualsiasi cosa faccio, loro sono partecipi della mia vita. E in questa foto precisa noi ci trovavamo in Brasile, a Arraial da Ajuda, dove siamo andate in vacanza per un mese, quattro donne. Avevo 21 anni, forse, 22 anni. Vabbè, è stata un'esperienza bellissima. Andiamo sempre a bere il tè. Davvero
davvero ci ho lasciato, cioè, metà cuore, perché comunque ti rendi conto di come la vita è completamente diversa, di come noi siamo totalmente esauriti e stressati, di come noi viviamo di cose così superficiali, così consumistiche, così, cioè dici, ma perché tutto questo affanno, per che cosa? Cioè comunque per una maglia da 300 euro, perché essere comunque tutti stereotipati ai fini di che, quando appunto hai a che fare, vedi delle realtà dove io piangevo davvero tutti i giorni perché vedevo la bellezza di bambini, ma di una bellezza sconfinata, dell'età di 4 anni, 5 anni, 6 anni, essere già uomini adulti e comunque vivere di quello che può essere una carezza o un euro da parte appunto di un turista. E questa cosa mi ha... E vivere oltretutto queste persone con il sorriso, cioè questa gente sorride e mi dicevano, perché si capisce che sono una persona molto, molto, voglio dire, impetuosa, signorina, spirito brasileiro. Avendo fatto il liceo artistico, io volevo fare una cosa più pratica. Così ho fatto l'Accademia di Belle Arti in scenografia. È durata 4 anni la facoltà, quindi sono venuta a Bologna e mi sono trovata subito benissimo, perché è una città che offre il divertimento, offre comunque, è una città piccola, quindi puoi girarla anche a piedi tranquillamente, non ci sono grandi distanze, cioè tu arrivi da una parte all'altra della città con facilità. I miei 20 anni li ho vissuti in modo, sì, cioè non proprio come loro, però insomma mi sono divertita anch'io ovviamente. Quando avevo 20 anni io, cioè vabbè 7 anni fa, poi non tanto tempo fa, non c'era ancora la moda del cellulare, dei video su YouTube, quindi già il mettersi in mostra non era poi così tanto utilizzato. Io mi mettevo in mostra ovviamente come tutti i giovani, magari meno platealmente, cioè cercavo comunque di pararmi un po', cioè di non fare proprio insomma non troppo volgarmente neanche. Mi facevo le mie esperienze zitta zitta, tranquilla, senza apparire troppo, ecco, però in fondo, cioè, mi divertivo anch'io, eh. Io ho finito la scena della discoteca, se non mi sbaglio, sì, e poi sono tornata a casa pensando di rigirare, perché era un sabato, se non mi sbaglio, e lunedì pensavo di ritornare appunto sul set, e la Fede mi ha detto: guarda, ci siamo fermati un attimo per motivi tecnici, per motivi nostri, però appena riprendiamo ti faremo sapere. Sì, cioè ho detto: ah vabbè, allora aspettiamo. Il film si è fermato e insomma io sto aspettando che riprenda, anche perché un po', insomma, ho la testa nel film, o comunque sono impegnata mentalmente con questo film e con questa esperienza, quindi anche se sono ferma sto sempre a pensare: adesso ci saranno queste scene, dobbiamo fare questo, questo e quell'altro, quindi dentro di me sono ancora, viaggio ancora nella dimensione film e non stacco, anche se mi sto riposando eccetera eccetera, e sono contenta come ho detto prima, però non ho staccato, non ho ancora staccato, e non vedo l'ora di riprendere e di portare a termine appunto questa esperienza. Una cosa la inizi e la finisci, perché poi stava andando bene, quindi insomma, perché non finirlo? Posso stampare? Sì, è collegato? Certo. Per il famoso viaggio che stiamo per fare lì al Polo Nord, no? Quindi stampiamo il biglietto e poi si parte. A Longyearbyen, al Circolo Polare Artico, è ancora dipendenza della Norvegia, credo sia, sì, ancora Norvegia, però siamo proprio al Polo Nord. Per Herman Holm, andiamo a chiudere questo documentario su Terra Madre, che lui ha iniziato già 2 anni fa, e adesso c'è questa tappa, è l'inaugurazione della Banca Mondiale del Seme. Quindi andremo a fare le riprese dell'evento, della manifestazione, e poi andare ad ascoltare le ispirazioni artiche. E
i silenzi del Polo Nord, eccetera. Scusa. Tantana. Facciamo un sacco di fermate, Milano, Copenaghen, Oslo, Tromso. Che cacchio è Tromso? Andiamo a Tromso, la stampa. Qual è questa? Sì. Questa? Eccoci qua, signore e signori. Milano, Copenaghen. Il giorno dopo partiamo a Copenaghen, Oslo, Oslo, Tromso, da Tromso a Longyearbyen. E da lì ritorno dal 28 e ripartiamo. 3 giorni di lavoro e adesso di viaggio. Mi fa un po' paura perché comunque trasferirsi in una nuova città è sempre un riniziare da zero, chiudere un capitolo e aprire un altro, e mi fa paura. Però sono molto fiduciosa perché lì c'è più movimento nel settore appunto cinematografico, televisivo. Mi aspetto di trovare qualcosa che comunque mi piaccia, e perché voglio seguire appunto le mie aspirazioni, le mie passioni, e andando lì sono sicura di trovare sicuramente qualcosa da fare, e da fare con passione. Dai, speriamo che il film rinizi presto e che dopo il film la strada sia sempre più, insomma, più ricca di esperienze e di, appunto, di belle emozioni, ecco. Ci rivediamo su set. Ciao! Adesso io esco, vado a trovare i miei genitori, che sono, io ho una gelateria qui a Bologna, i miei genitori hanno una gelateria, vado a trovarli e vado a mangiare un gelato. Se volete parlarci un video con me, meglio di no, non mi sopporto più. Se dovessi guardare a me tra 10 anni, madonna, non lo so, tra 10 anni avrò 37, quindi allora sicuramente mi auguro un figlio. La famiglia non lo so, cioè non so se sono un po' scettica nei confronti di un matrimonio, ma perché io ho un valore alto del matrimonio, perché è una famiglia molto bella e poi sicuramente realizzata, cioè sono una donna, io mi ritengo molto, cioè a me piace comunque il potere, cioè il prestigio nel lavoro, e io comunque mi vedo una donna in carriera, sperando che tutto ciò possa essere possibile, perché io attualmente ti dico che al primo posto metto la carriera, al secondo posto metto l'amore e poi tutto il resto. Poi adesso vorrei vedermi, che ne so, lavorare per una grande società di produzione, o comunque fare, magari essere un organizzatore generale, un direttore di produzione bravo che organizza comunque film, che viene chiamata, che è rispettata, facendo appunto i sacrifici, lavorando bene, perché no, per avere una famiglia. Speriamo, magari ci rivediamo tra 10 anni, te lo dico. Ciao! Oh, ma non c'è più il film? Ci hanno dato lo stop. Ma che facciamo noi? O veramente ci mettiamo a fare le orge e intanto guadagnare i soldi, perché sennò qua, vabbè, ci si vede. Alba Chiara, racconto di una generazione, è stato presentato da W910 Walkman Phone, da Sony Ericsson.